sono Gianni Donnini, avevo 19 anni. Lavoravo già in fabbrica, la SIAC, che era l'acciaieria a Pomigliano, e fui immediatamente partecipe di quanto stava accadendo in quei giorni. La fortuna che ho avuto io è stata quella di lavorare in un reparto dove ancora c'erano dei vecchi partigiani. Un paio erano addirittura comandanti di brigata, quindi ho avuto degli ottimi maestri. E devo dire che gli argomenti che utilizzavano per discutere su questo fatto del congresso del movimento erano talmente pregnanti, talmente vissuti, che un ragazzo come me non poteva. E allora devo dire che nelle fabbriche c'erano parecchi giovani, a differenza forse di oggi, che li fanno andare in pensione fino a 67 anni. E ma la giornata è stata una cosa, parlo del 30 giugno. Come Siracini ci eravamo radunati proprio là vicino al Carlo Felice. C'era la classe operaia, a tutti i livelli la classe operaia, ma devo dire che c'era l'università, c'era la scuola, c'erano i portuali, poi si prese anche il merito dell'iconografia del 30 giugno e il portuale comitato, ma le migliaia e migliaia erano operai, allora solo che la siderurgia, ricordo, aveva oltre 12.000 lavoratori, robe trascendentali. All'inizio il corteo fu pacifico, poi qui in Piazza dei Ferrari. Beh sì, quando arrivavamo in Piazza dei Ferrari ci fu, era mi pare di Sestri, il questore di Sestri, che probabilmente dietro ordini precisi diede l'alt. Ci invitò a sciogliere la manifestazione, pena alle cariche, figuriamoci, era come accendere un cerino. L'aveva acceso già, come ricordava prima Igor Magni, l'aveva acceso Percini il cerino. E sì, ci furono immediatamente gli scontri. Qui in questa zona c'era un cantiere, stavano costruendo il sottopasso. In un attimo tutti i tavolati che c'erano a recinzione del cantiere furono smontati, e poi pietre di qua, pietre di là. Fu la cosa importante dal punto di vista politico è che si accese davvero in Italia il cerino per la rivolta contro il governo. Qui per fortuna, tra virgolette, abbiamo avuto scarcerati, abbiamo avuto dei feriti, ma a Reggio Emilia, a Palermo, eccetera, ci furono morti, fu un periodo molto difficile. Però ecco, la cosa che io vivo con un certo, come dire, ma non so come definirlo, se da un lato rammarico, dall'altro era l'unità che c'era. Non era difficile parlare con un universitario di questi temi. Oggi io trovo che con certi giovani parlare di certi temi non è difficile.